Volevo un pochino mettere a posto i vari tasselli che sono stati toccati in maniera frammentaria, chi più chi meno, e rischiano di essere magari un pochino sconnessi, specialmente a alcuni di questi tasselli. E quindi li vorrei collocare in una sorta di big picture, in un quadro generale, e che possa aiutare a dare un pochino un minimo di organicità al discorso. Uso questa tecnica che mi sto inventando e della quale poi magari, se viene qualcosa di decente, ne possiamo parlare in un altro video. Allora, si potrebbe dire che in principio c'erano il client e il server, ovvero si parte da un panorama che è ormai, diciamo, persistente da 30 anni forse o più, nel quale le applicazioni che fanno capo a dei dati che sono dislocati in qualche posizione centrale o comunque remota, sostanzialmente sono tutte strutturate secondo il modello client-server. Sono letteralmente divise in due parti. Una, la parte del client, è quella che risiede sul computer dell'utente, il vostro computer, il mio computer. E l'altra, quella del server, è quella che invece contiene i dati. Facciamo un esempio. L'esempio tipico può essere quello della posta elettronica. Qui nella figura ho scambiato le posizioni di server e client, ma poco importa. Allora, nell'applicazione posta elettronica, il server ospita tutti i messaggi che riceviamo e i messaggi che spediamo. È un computer dislocato remotamente, possono essere i server di Gmail, di Yahoo, di qualsiasi altro server. E se usiamo il servizio come un web server, quando è possibile, noi usiamo semplicemente un browser per accedere a questi messaggi direttamente sul computer remoto. Se usiamo invece un client, cioè un componente software che risiede sul nostro computer, potrebbe essere Outlook, Mail per chi ha Mac, Eudora, Mutt per chi usa Linux o altro, Thunderbird o altri ancora, allora i messaggi vengono, quando lo vogliamo, scaricati sul nostro computer e memorizzati e organizzati in cartelle. I tipi di servizi organizzati sullo schema client-server sono assolutamente innumerevoli, praticamente tutto quello che facciamo quando oggi accediamo al web, ma anche quando andiamo a un bancomat, è tutto basato su questo schema. Vediamo i pezzi fondamentali, cercando di ritirare fuori delle etichette, dei nomi che sono comparsi fino ad ora nel nostro percorso. La prima componente che c'è è quello che si chiama MySQL, che è il database. Il database è un software che è installato sul server e che, nel quale sono memorizzati in una forma strutturata, secondo lo schema del cosiddetto database relazionale, i nostri dati. Database relazionale vuol dire che sono organizzati con una logica che è stata in qualche maniera stabilita dai matematici, in modo che l'informazione, anche quando le cose si complicano molto, rimanga sostanzialmente sempre consistente e quindi affidabile per quanto riguarda il mantenimento e il recupero dei dati. Diciamo che in un'applicazione web in generale, MySQL, il database, è un pochino a svolgere il ruolo delle fondamenta. Non si vedono, ma le fondamenta devono essere fatte molto bene affinché dopo l'edificio sia bello solido.
Il componente successivo è il PHP, che è un linguaggio che consente di gestire le pagine web. È un linguaggio che funziona nel server, cioè quando viene eseguito il codice PHP è il server che lavora, non il nostro computer. Il ruolo fondamentale che svolge il PHP nella grande maggioranza dei casi è di svolgere la funzione di collante fra il database e le pagine web. Poi il PHP si incarica di dare la forgia, di formare le parti del codice HTML, e il codice HTML è l'ultimo tassello fondamentale, è quello nel quale, come avete visto, si costruiscono nel loro aspetto grafico le pagine web, e dentro al codice HTML ci possono essere frammisti dei pezzi di codice PHP che servono a definire in maniera, diciamo così, dinamica, le pagine HTML. E dal lato client cosa troviamo? Beh, troviamo semplicemente il browser. La tipica applicazione web di base è fatta, composta da server che funzionano con un database in qualcosa tipo MySQL, poi il linguaggio PHP, non necessariamente questo, ma diciamo il più importante, e poi pagine HTML. E pagine HTML diciamo arricchite da PHP vengono sostanzialmente offerte al browser, il browser che mostra poi le pagine all'utente. Questo insieme è sostanzialmente costituisce un cosiddetto uno stack di componenti. Che è diventato famosissimo e col quale sono state costruite una quantità enorme di applicazioni nel mondo, ed è uno stack di componenti che in realtà sono emersi spontaneamente nel mondo del software libero, e sono il sistema operativo Linux, il sistema software di gestione delle pagine web, il software MySQL, MySQL di gestione del database, e il PHP. Cioè, questi sono i componenti che abitano nel server e che costituiscono il famoso LAMP, Linux, Apache, MySQL e PHP. Quindi Linux è il sistema operativo sviluppato dalla comunità del software libero. Apache lo stesso è distribuito sotto forma di software libero e non è altro che il software che viene attivato quando voi cliccate sul vostro client. Quello che succede è che è il software Apache dentro al server che in base ai vostri click va a prendere e vi offre le pagine web. MySQL contiene i dati sul server, e PHP, come abbiamo visto, è, diciamo, il software che consente di confezionare definitivamente le pagine web e fare le adeguate richieste al database MySQL.